Ciao io! E bentornati in Pokémon Spada e Scudo. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la nostra settima medaglia. Abbiamo scoperto il motivo dell'esistenza del Team Yell. Abbiamo scoperto tutta quella parte della storia. E continuo a pensare che non è ancora successo niente in questo gioco. Praticamente non è ancora successo niente. E che è abbastanza strano. Però comunque, dallo scorso episodio ho fatto un paio di cosette. Perché adesso abbiamo la bici Rotom che può andare anche sull'acqua. E quindi ho riesplorato un pochino di zone precedenti della mappa in cui forse c'era qualcosa da trovare. Oh! Posso catturare? Posso catturare? Ah, ma ciao, Obstagoon. Uno, due, tre. Beh, è molta fortuna. Cavolo, Linun ha un'evoluzione, ma che cosa strana. Snom, se è 44 non vuoi salire di livello. Cioè, ti puoi evolvere. Maledizione. Allora, Obstagoon. Pokémon bloccaggio, buio normale. Ha una potenza vocale impressionante. Quando assume la tipica posa intimidatoria e si mette a urlare, si dice che sta facendo sbarramento. Psicotaglio, buono psicotaglio. Ok, quindi qua a giro, al Brasbury, non c'era nient'altro se non appunto quell'Obstagoon lì particolare. E qua c'è semplicemente un lago con poco o nulla. Quindi va bene, questa prima zona l'abbiamo controllata. Darumaka si evolve con la pietra gelo. Diamogliela subito. Voglio vedere Darmanitan di ghiaccio, che è molto simile al Darumaka base. Ma mi piace il nuovo colore. Cambia Darmanitan o succede qualcosa di strano? Non mi piace. No. No, assolutamente no. Pokémon Daruma, forma di Galar. Conserva il cibo nella palla di neve che ha sulla testa. Nei giorni di tormenta scende fino alle zone abitate. Nope, non mi piace per nulla. Ok, va bene. Calcio basso. Ok, adesso appunto sto esplorando un pochino le terre selvagge per vedere se trovo qualcosa di nuovo interessante. Aspetta, ma è un Gigamax? È un Gigamax! Quindi per ottenere i Pokémon con Gigamax devo trovarli completamente a random a giro per la mappa? Nelle terre selvagge? Ok, strana come cosa. Qui se voglio uno scorcipede. Oddio, brutto colpo, vuol dire un brutto colpo? Quindi devo fare così per ottenerli. Ah! E che cavolo lo sapeva sta cosa? Quindi se voglio catturarli tutti in questo modo qua ci metterò un casino di tempo, perché dipende dal momento della giornata che tipo di Pokémon c'è. Oddio santissimo. E così l'abbiamo sconfitto. Ok. Quindi ti ho sconfitto. Esplodi, certo. E se ti lancio una Pokéball, entri qua dentro nella sfera. Uno. Non so se può scappare un Pokémon del genere. Due. Tre. Benissimo. Non è entrato. E quindi che si fa? Lancia un'altra Pokéball? Ah, è sconfitto. Ok, speravo di poter capire meglio come funzionava il Gigamax e tutto, ma va bene, lasciamo le cose così. Snom si sta evolvendo! Snom si sta evolvendo, è salito al 50. Non so perché sta evolvendo a questo livello qua, ma finalmente! Devi diventare qualcosa di bello, mi piace troppo te come Pokémon. Non mi aspettavo questo. Frosmoth, fatti vedere meglio. Pokémon Gelo Falena. La temperatura delle sue ali è di meno 180 gradi. Sorvola pianure e montagne, lasciando cadere le sue scaglie gelide come fossero fiocchi di neve. Tra l'altro, l'unica cosa che non ho mostrato, perché mi sono dimenticato di registrarla, è che ho anche catturato come Pokémon, eccolo qua, Morpeko. Pokémon doppia faccia. Motivo pancia piena. Ha costantemente fame. Si nutre dei semi che tiene nelle sue tasche per produrre elettricità. E se faccio così, motivo pancia vuota. L'elettricità contenuta nelle sue guance si è trasformata in energia di tipo buio. La fame lo ha reso molto aggressivo. Tra l'altro, visto che oggi forse riusciamo a fare la palestra di tipo drago, si vedrà, ho messo nel team Flapple, Corviknight, Frosmoth, che è addirittura a livello 50, ma non so ancora se è un buon Pokémon o meno, Sentiscorch, Grimmsnarl e Arctozolt, perché voglio comunque allenarlo, voglio vedere cosa succede. Ora, il gioco ci diceva di andare a controllare appunto il tunnel. Perché qua nel tunnel abbiamo incontrato Dandel, c'è stata l'esplosione. Dovrebbe succedere qualcosa, tecnicamente. Scusate, eccoci qua. Abbiamo attraversato questo qua. Eccolo, hop, che succede? Gravier, non immagini che è successo. Cos'era quel boato? Vorrei saperlo anch'io. Sembrava un'esplosione gigantesca, no? E poi è apparsa una luce rossa e tutti i Pokémon selvatici nella zona si sono dynamaxizzati. Ok, bello. Chi mi ha dato? Oh, guarda, dai un'occhiata alle notizie. Vedi?
Parlano di Dandel, guardalo, è proprio il più tosto che ci sia. Campione della Lega c'era il Pokémon al 60, questi là sono tipo al 35. Dandel e il suo Charizard sono stati straveloci nel dominare i Pokémon Dynamaxizzati. Mio fratello si riconferma più forte di tutti. Dai Gravier, andiamo da lui, allo stato di Knuckleburg, presto! Però finalmente succede qualcosa di trama, perché è da un sacco che non succede qualcosa di trama. È davvero tantissimo tempo, ed è strana come cosa, perché appunto Sonia comparci, dice wow, non so risolvere questo segreto, poi dice, oh ma qua c'è un passaggio. Sapevo che qua sotto ci fosse qualcosa, aspetta un secondo. Cosa c'è qua sotto? Ci sono degli alberi e c'è una Pokéball che ha visiera antisabbia. Ah ok, Sonia dice sempre wow, ho scoperto una cosa incredibile, tutto grazie a te. E però non succede mai nient'altro con lei. Con il presidente, lui sta cercando le Desio Stelle, ma non sappiamo ancora nulla. Dandel è da tutto il gioco e dice ah, non so dove sono, mi sto perdendo. È abbastanza strana come cosa. Però adesso abbiamo raggiunto Knuckleburg, e a Knuckleburg dovremmo andare fino allo stadio. Mi piace un sacco realtà questa torre qua, esteticamente mi piace molto. Eccoci qua, Sonia, Dandel e Hop. Ehi, qui, da questa parte. Ehi, ciao Gravia. Ciao Sonia, hai scoperto qualcosa finalmente? Dandel, tu e il tuo Charizard siete stati fenomenali come sempre. Avete sbagliato quei Pokémon Dynamaxizzati in un battibaleno. Non per niente sono un campione invincibile, no? Piuttosto, come è potuto succedere? È apparsa una luce rossa e all'improvviso i Pokémon hanno cominciato a Dynamaxizzarsi al di fuori dei punti energetici. Ma com'è possibile? Vai a saperlo, proprio non capisco che sta succedendo. E non abbiamo nemmeno modo di prevedere se o quando quella luce rossa apparirà di nuovo. Ed è proprio qui che entra in gioco l'ingegno di una ricercatrice d'eccellenza. Ah, nonna! Sono stata convocata dal presidente. Voleva sapere di più sul legame fra luce rossa e il fenomeno Dynamax. Il presidente ha scoperto qualcosa di nuovo? È per caso notte oscura la luce rossa? Chi lo sa? Il presidente dà la massima priorità alla questione energetica. E così ha lasciato tutto il resto nelle mani della sua segretaria. Ad ogni modo, non abbiamo dati a sufficienza. Perciò, Sonia, volevo chiederti di fare qualche ricerca in proposito. Dopotutto, tu sei la più informata sulla notte oscura. Vuoi dire che c'è una relazione tra luce rossa e quell'antico cataclisma? Beh, avrebbe senso. Secondo te c'è qualcosa che possiamo fare? Dovremmo dare una mano anche noi. Se mi direte, no, vai a fare sfida palestre. Thank you, miei cari amici. Apprezzo davvero il vostro spirito, ma l'unica cosa che vi chiedo è di affrontarmi in una sfida strabiliante. Perché mi tengo lontano dalla storia interessante? Pensavo io a proteggere il vostro futuro. Va bene, fratellone. D'altronde tu sei l'invincibile campione di Galar. Sì, ma voglio fare qualcosa anch'io nella trama, mi prego. Nonna, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Mi sarebbe utile il tuo aiuto. Certo, cara. Andiamo. Guarda quanto cammina più veloce Sonia rispetto alla nonna. Bene ragazzi, è ora di tornare alla sfida delle palestre. No! È da tipo 8 palestre consecutive che non faccio nient'altro. Sbrigatevi a completarla, così ci incontreremo alla Coppa Campione. Cioè, mi sembra interessante questo discorso della Coppa Campione, certo, ma bene, anch'io farò la mia parte. Sconfiggerò Ginepro. Gravia, tu invece stai per affrontare lo stadio di Knuckleburg, giusto? Dicono che quel Laburno sia bestiale nelle lotte. Tu fatti valere, eh? Ci si vede. Va bene, andiamo a combattere Laburno? Andiamo a combattere la burla, va bene. È rushata come cosa. Abbiamo fatto 8 palestre di seguito e non è successo nient'altro se non palestre. E molte delle città in cui c'erano quelle palestre lì, non c'era nulla in quelle città. Erano solo palestre. Allora, la Burno avrà Pokémon di tipo drago. Molto probabilmente avrà quel drago di tipo drago spettro molto particolare, che non riesco a catturare perché compare soltanto nelle terre selvagge in momenti super strani. E in quelle zone lì i Pokémon sono tipo al 57, quindi al momento attuale non credo di poterlo catturare. Mettiamo davanti Grimmsnarl, così guadagniamo pure qualche soldo in più. E credo che basti così. Credo che siamo pronti per ottenere la nostra 8ª medaglia. Sei quasi al termine della lunga sfida delle palestre. Sei pronto ad affrontare lo stadio di Knuckleburg, presiduato dall'esperto del tipo drago Laburno? Non aspetto altro. Ma indossa la divisa. Ah beh, indossiamo la divisa. Mi aspetto una bella missione stavolta, La divisa è la prova intangibile di tutte le vittorie che hai conseguito. Vedo chiaramente la tua determinazione. Va, Laburno e gli altri ti aspettano. Non allo stadio, ma nella sala tesori. Spero che sia una bella prova questa qua, Perché al momento la mia missione preferita è ancora quella di Azzurra. Senza alcun dubbio, è la più divertente. Eccoci qua. Cosa si fa qua dentro? Si combatte e basta? Sono rimasti meno di 10 sfida palestre. Pensa a te. Dunque, Gravier, lascia che ti spieghi la missione che dovrai portare a termine. Le regole sono semplici. Devi sconfiggere 3 allenatori della palestra allenati dal sottoscritto. E dovrai farlo sfidandoli in lotte in doppio. Ci sono missioni di tutti i tipi nella sfida delle palestre, e non sono per nulla facili. È normale che siano pochi di sfida palestra che riescono a superarle tutte. Arrivare fin qui non è un'impresa da poco. Proprio per questo mi aspetto di vedere combinazioni di mosse spettacolari dalla tua squadra. Ma ora basta chiacchierare, è giunto il momento di passare all'azione. Ecco il primo allenatore che dovrai sfidare. Come on, Benedict! Quindi è soltanto combattimenti. Non è una bella missione. Benedict che rapporto. La Bruno mi ha insegnato 2 cose. 1. Quanto sono forti i Pokémon tipo drago. 2. Come aumentare la loro potenza sfruttando il campo di lotta a proprio vantaggio.
Ok. Che Pokémon hai? Axorus, Komuro e roba del genere? Pelipper e Sliggoo. Pelipper non mi sembra un Pokémon di tipo drago, ma va bene. Hai Pokémon al 45, eh? 45, quindi la Burno ce l'avrà massimo a 48. Perfetto. E anche lei sconfitta. Incredibile! È stato un onore lottare contro un'allenatrice forte come te. E se andiamo allo stadio Laburno? Complimenti, Gravier. Hai completato la missione. Sapevo che ce l'avresti fatta. Non mi piace sta missione. Forza, andiamo allo stadio lotta. Il tuo prossimo avversario sarò io. Ok. Bene. Abbiamo comunque preso qualche colpo forte su di noi. Grimmsnarl aveva preso due brutti colpi di seguito, quindi meglio evitare la situazione in questo modo qua. E penso di voler comunque iniziare con Grimmsnarl. Lui è buono, fa buoni danni. Secondo me riesce a levargli il primo Pokémon del team senza nessuna difficoltà. Penso. Quindi ottava palestra e ottava medaglia. Adesso. Chi ha il telefono in mano? Come mai? Sei tu dunque la prima sfida palestre che il destino mi ha riservato per questa sfida. D'altra parte, non c'è da stupirsi. Dandel ha occhio per il talento. Dandel è un grande campione. Batterlo non è semplice. Sarò io, il suo storico e potente rivale, a darti un assaggio di cosa vuol dire affrontarlo. Preparati, perché oltre a manipolare le condizioni atmosferiche, sono un asso nelle lotte 2 contro 2. Ti sottoporrò a ogni genere di situazione, testando le tue capacità di reagire. È una battaglia 2 contro 2? Non lo sapevo. Cioè, quelli di prima erano 2 contro 2, ma non mi aspettavo che anche il capo palestra lo fosse. E 2 contro 2? Oddio, ce ne sono 2 contro 2. Gigalith e Flygon. Gigalith... Ho l'impressione, poi potrei sbagliarmi, che non sei di tipo drago. Poi potrei appunto non essere sicuro di questa cosa qua. Probabilmente ti serve Gigalith per fare effetti di stato e roba del genere. Va bene. Soffia vento, scatenati tempesta di sabbia. Ok, va bene. Con Grimmsnarl possiamo attaccare con frantuma anima Flygon. Gigalith però con Corviknight rischiamo di prendere un colpo gigantesco. Mettiamo in campo Flapple, che riesce a sconfiggerlo con forza G, o almeno dovrebbe riuscirci. Peccato che avevamo Corviknight avanti. Flapple senza alcun dubbio sarebbe stato più utile, ma va bene così. E speriamo pure che non ci colpisca con una mossa super efficace di tipo drago. Perfetto, non mi fa niente. Ottimo, ottimo switching da parte nostra. Frantumanima non credo ti one shotti, e invece ti one shotta. Perfetto, bravissimo. Bravo Grimmsnarl, sei pompatissimo. Va bene così. Grimmsnarl al 48, Flapple al 50. Quanti muove Flapple? Sentiscorch al 46. Cosa fai, Gigalith? Levito roccia. Ah, levito roccia, eh? È una mossa che mi piace un sacco a me, levito roccia. Ok, chi mandi adesso in campo? Sandaconda? Sandaconda, ok. Sei tipo drago, Sandaconda? Tra l'altro, no, non mi piace. Non mi piaceva prima, non mi piace neanche adesso. Ma quindi anche Sandaconda è di tipo terra? Perché usi tanti Pokémon di tipo terra? So che sono forti, però stai calmo. Ci fissiamo su Gigalith e voglio levarmi Gigalith il prima possibile. Penso di riuscirci a fare. Usa forza G. Dai, forza G, quanto gli fai male. Visto? Non bastava. Ne ero abbastanza sicuro perché ha molta difesa Gigalith. Però adesso dovrebbe arrivare. Non mi paralizzare. Ok, paralizzi Flapple, va bene. Lui è già attaccato per fortuna. Carineria, colpiscilo, bravissimo. E levi Gigalith. Ottima cosa. Quindi rimane soltanto l'ultimo Pokémon che credo potrebbe utilizzare la Gigamax. Potrebbe molto probabilmente utilizzare il Gigamax, che è quello che abbiamo visto forse durante l'intro del gioco. Quel coso bianco strano forse. Giusto? Duraludon. Eccolo, Duraludon. Non so cosa tu sia. Non so cosa tu debba rappresentare. Immagino tu sia di tipo drago. Immagino. Ed è livello 48. Ok, facciamo così. Grimmsnarl, usa Dynamax e usa Dinafata sopra Duraludon, ok? Credo vada bene. E poi forza G sopra Sandaconda. Vediamo un po', ok? Scateneremo la tempesta, trascineremo nel vortice l'intero stadio. Cosa diventa? Cosa diventa? Un grattacielo. È un grattacielo. Non dimmi che è drago acciaio. Non dimmi che è drago acciaio. Se è drago acciaio sono fregato. Oh madonna, guarda quei due piccolini là in fondo. Che sfigati per guardare. No, Sandaconda utilizza protezione, maledizione. Ti volevo colpire con forza G. Chi attacca prima lui. Logisci drago, scatena il colpo decisivo. Gigalugoramento. Chi miri? Miri per forza Flapple. Miri per forza Flapple. Mira Flapple. Beh, Flapple non potevi farcela. Speriamo non sia acciaio e di farli male con Dinafata. Ti prego.
è di tipo acciaio. Se mandiamo Senti Scorch, possiamo provare a colpirlo con una mossa di tipo fuoco. Credo che il drago sia resistente al fuoco, quindi forse non li facciamo super efficace, ma possiamo comunque provare. Oh, ma quanto hanno fatto male quelle levita roccia, scusa. Ho capito che è un levita roccia, ma fino a un certo punto, scusami. Ruota fuoco, sopradura Ludon. Vediamo che succede, Dinamacigno. Rip Senti Scorch, mi dispiace Senti Scorch, mi dispiace. Avevi anche metà vita, non ce la puoi fare. A posto così. Addio Senti Scorch. Speriamo che Sendaconda utilizza Geoforza. Ok, sei più veloce rispetto a lui. Dinafata, quanto gli fa? Fagli un brutto colpo. Fagli un brutto colpo. Un altro Dinafata che do basti. Mandiamo in campo Arctozolt, perché forse continuerà a mirare ad Arctozolt e non mirerà invece a lui. In questo modo Grimmsnarl può attaccare direttamente con Dinafata. Di nuovo Duralodon. Sarà più veloce lui. Dinametallo. E miria. No! Cavolo. Cavolo. Vabbè che adesso torna normale. No, aumenta pure la difesa. Ma che cavolo. Ah, va bene. Non mi aspettavo avessi un Pokémon tipo Drago Metallo. Non avevo idea. Tra l'altro è brutto, è un cacchio di grattacielo. Bravo, ho fatto un bel colpo, complimenti. Frozmoth. Frozmoth potrebbe comunque farti molto male, visto che è anche tipo acciaio, ma speriamo che tu riesca a fare qualcosa. Sei di livello 51, è tanto il 51. Roccia guzze, mamma mia quanto fanno male. Abbiamo tre mosse con Frozmoth purtroppo. Usa vento gelato su entrambi. Pietra taglio. No. Non aspettavo. Succede per forza questa cosa qua, perché abbiamo levita roccia che ci leva l'intero team. Rogodenti è andato pure via lui. No. Arctozolt è stranamente il Pokémon che resiste di più. Va bene. E colpisci. Vai Arctozolt, riusciamo a vincere grazie a te. Abbiamo soltanto Corviknight, che forse riesce a resistere a levito roccia, visto che non lo colpisce tecnicamente, giusto? Comunque lo colpisce. Come ha fatto a colpirti? Stai volando. Corviknight, non sei super efficace, ma dovresti almeno fare danno. Attacca Duralodon. Mentre te, invece, utilizziamo un rivitalizzante max in favore di Flapple? Schiaccia corpo. Bravo, bravo. Mira lui. Corviknight, perché sei più lento rispetto a un blocco di acciaio? Sei più lento pure rispetto a lui, non è possibile. Per Forbecco, dai. Vacca. Flapple, quanti danni prendi dalla levita roccia? Oppure scomparsa la levita roccia dopo tutto questo tempo? Quanto prendi? Un po', dai. Un altro per Forbecco dovrebbe sconfiggerlo, ma per sicurezza utilizziamo Forza G su Duraludon. Non dovrebbe fare troppo male, ma nel caso hai preso entrambi. Aia, attacco diminuisce. Ma basta, diminuisce l'attacco. Forza G di Flapple, dai, sconfiggilo. Qualcosa che lo sconfigga, ti prego. No! Corviknight, colpiscilo! Quanto è resistente sto cavolo di nemico! Sguardo feroce, non su Corviknight! Ok, così Corviknight colpisce e siamo sicuri che riusciamo a vincere. Per Forbecco, non puoi non sconfiggerlo! Oh mio Dio, quanto è resistente questo Duraludon! Corviknight, sei il 46. Bravo. Ok, siamo 2 contro 1. Ce la possiamo fare. Forza G, su Sandaconda. Utilizzi protezione? Non utilizzi protezione. Nemico evita l'attacco, va bene così. Forza G. Forza G. Dai Forza G. Dai Forza G. Flapple sei al 51. Flapple. Flapple. Mamma mia Flapple. È stato difficilissimo sto combattimento. Anche nella sconfitta resto affascinante. Forse dovrei farmi un selfie. E mi piace questa storia qua che te c'è il telefono che ti segue sempre. Va bene. Non è stata difficile quanto la palestra di tipo folletto, perché con la palestra di tipo folletto eravamo in condizioni tragiche. Però qua ci siamo stati vicini. Dopo questa burrascosa sfida, il mio spirito è sereno come un cielo rischiarito. Cosa posso dire ora? Mi consideravo il rivale di Dandel pur non avendo mai ottenuto il titolo di campione. Che presunzione. Ti darò ciò che ti aspetta. La prova del tuo trionfo. Ecco, la medaglia Drago è tua. Quanto sei alto? Sei altissimo. Ed eccoci completati con anche la medaglia di tipo Drago. Ed eccole tutte 8 nel simbolo. Ora puoi catturare Pokémon di qualsiasi livello. Tutte le medaglie di Galar sono ora in tuo possesso. Per affrontare Dandel dovrai farti strada a forza di vittoria nel torneo. Me lo devi, a me e alla mia squadra. Per rendere questa sconfitta un po' meno amara. Ok, e abbiamo ottenuto la nostra 8ª medaglia. Cosa mi dite adesso? Dobbiamo prendere il treno? Ora ti aspetta la Coppa Campione. Vederti all'opera sarà un vero e proprio spettacolo. Ehi Gravier, da Bruno? Ciao, come va? Scusa, mi sono dimenticato di dirti una cosa. Innanzitutto voglio darti l'MT-99, vasto impatto in segno di stima. È di tipo drago o è di tipo acciaio? È di tipo drago. Chi la usa attacca i nemici intorno con la sua robusta coda, riducendone l'attacco. E poi eccoti anche la divisa di tipo drago, la prova che sei una dei più valorosi.
Grazie. Atleta numero 69. Le mie congratulazioni per aver superato la sfida delle palestre. Ora dovrai dare prova delle tue abilità nella Coppa Campione. Invece adesso tocca a te dare prova della tua abilità contro di me, Laburno. Eccolo qua il fratellino di Dandel. Ti darò una batosta talmente colossale che la sfida delle palestre non vorrai vederla più neanche in televisione. Ho provato un sacco di strategie diverse e sono diventato fortissimo. Sconfiggerò di sicuro te, Gravia. E anche mio fratello. Beh, allora ciao, Gravia. Rivediamoci per una bella lotta ogni tanto. Nelle terre selvagge trovi tutti i Pokémon che vuoi per tenerti allenata. Ok, grazie. Acciaio drago, maledizione. Maledetto. Comunque, il nostro Flapple è il 51, ma non vuole ancora evolversi, che è abbastanza particolare come cosa. Cosa mi dite adesso? Eccoli, oh Gravir! Ora che hai battuto Laburno hai ufficialmente superato la sfida delle palestre. Complimentoni! Sarebbe bello festeggiare come si deve, ma c'è qualcosa di cui dobbiamo discutere. Mi fate partecipare alla storia? Posso finalmente partecipare? La luce di Knuckleberg. Sembra che stia causando una catastrofe simile a quella avvenuta nell'antichità, quando Pokémon giganti si scatenarono portando la regione di Galar sull'orlo della rovina. La cosiddetta notte oscura. O almeno così sembra, perché se da quello che è successo nella trama e da quello che con cui hai interagito te, non è successo assolutamente niente, quindi non è un grande disastro, no? Come sai, noi sfruttiamo l'energia emanata dalle tesi stelle cadute sul nostro pianeta per far dynamaxizzare i Pokémon. Eppure, non sappiamo ancora come controllare questa potente energia. I due eroi della leggenda riuscirono a salvare Galar in qualche modo, se solo conoscessimo la loro identità. La spada e lo scudo della leggenda. Mia cara Sonia, è arrivato il momento di cederti il mio camice. Dici sul serio, nonna? Non ho ancora portato a termine il tuo incarico. È proprio affinché tu possa farlo che voglio cedertelo. Cambia il design di Sonia? Sonia, sei diventata una professoressa! Ma dai! Ecco la professoressa Sonia. Sta a te scoprire la verità sui due eroi che protessero la regione dalla notte oscura. E sulla spada e lo scudo di cui parlano le leggende. Può contare su di me, nonna? Non preoccuparti, mi occuperò io di questa faccenda. Tu pensa alla lotta contro Dandel. Voglio occuparmene anch'io. Potresti essere tu o Hop ad affrontare l'incontro finale. Non vedo l'ora. Dai su, corri alla stazione e vai a prendere un treno per Galwick. Va bene. Allora, adesso che stiamo andando appunto verso la sfida del campione, voglio allenare un po' il team e voglio migliorarlo. E penso che il nostro team finale per il gioco sarà Corviknight, Toxtricity, che in realtà vorrei cambiare con Poltegeist, perché Poltegeist mi piace un sacco questo design, ma ci serve un Pokémon di tipo veleno e elettro, Sirfetch, perché mi piace molto, Sentiscorch, Flapple e Alcremie. Appunto, è un team abbastanza sotto livello, senza alcun dubbio, quindi finirò per doverli allenare, senza alcun dubbio, ma mi sembra un buon team che ha abbastanza tipi per poter sconfiggere gli avversari. Non abbiamo nulla di efficace contro il fuoco, che è un problema, purtroppo non abbiamo nessun Pokémon di tipo terra, roccia o acqua, che è un grande peccato perché non ce ne sono in questa regione qua. L'unico Pokémon di tipo roccia è appunto Coalossal, ma anche di tipo fuoco, e preferisco avere Sentiscorch personalmente perché mi piace di più. Adesso si vedrà, non credo mi lancino direttamente a fare la sfida con il campione. Immagino che finiremo nella via vittoria e faremo pure tutto lo stadio, questo discorso qua che, di cui stiamo parlando fino adesso. Ehi, aspetta Gravier, ho battuto la Bruno in 4-4-8. Complimenti, io ci ho messo di più. Come sei chiassoso, tutto il contrario di tuo fratello. Ma la tua forza è ineccepibile. Lo dimostra la medaglia drago che hai conquistato battendomi. Mi hai travolto con la forza di una tempesta. Devo ammettere che non avevo via di scampo. Statemi a sentire voi due. Uno di voi due deve assolutamente vincere la Coppa Campione e sfidare Dandel. Certo, e ovviamente il favorito sono io. L'unico ostacolo fra me e la vittoria è Gravier. Ma non temere Laburno, metterò a frutto tutto quello che ho imparato lottando contro di te. Guarda Gravier, è arrivato il treno. Ok. Ciao Laburno. Dal nostro combattimento con Laburno, il nostro team è sceso all'incirca di 5 fino a 10 livelli per Pokémon, quindi siamo un po' sotto livello. Ma va bene, dai. Stai sempre a guardare il telefono. Che guardate? Finalmente si va a Galwick. Ci sono un sacco di cose interessanti laggiù. C'è una torre enorme, c'è la monorotaia, ma soprattutto c'è lo stadio di Galwick. Lì avremo addosso gli occhi di tutta Galar. Ma che dico? Il mondo intero ci guarderà. Faremo vedere a tutti di che passo siamo fatti. Bene, Hop. Questa città qua credo sia colossale, in realtà. Penso che sia davvero gigantesca dalla mappa. Perché adesso appunto siamo qua, mi dice percorso 10, poi arriva Galwick, ma Galwick arriva fino a qua. Questo è Galwick, è tutto questo intero posto gigantesco. Non so quanto sarà grande come città, non ho idea. Però adesso dobbiamo fare il percorso 10, quindi, che immagino sarà la nostra via vittoria. Vediamo com'è questa zona qua, perché dobbiamo raggiungere Galwick adesso. Ed è un posto innevato anche questo. E così questo è per percorso 10, eh? Wow, guarda che muro di neve! Ci sarà da raggelare davanti alla quantità di Pokémon di tipo ghiaccio che incontreremo.
quindi posso allenare senti Scorch. Gravier, questo è il posto giusto per farci le ossa in preparazione alla Coppa Campione. Sono sicuro che io e la mia squadra abbiamo ancora un ampio margine di miglioramento. Spaccheremo tutto, vedrai. Beh, io vado avanti. Golwick, il leggendario Hop, sta per arrivare. Grazie, Hop. Per fortuna ti sei ripreso finalmente. Così forse riuscirei a battermi, visto che abbiamo un team estremamente sottolivellato a questo punto. Te cosa sei? Revitalizzante Max, grazie. Di che livello hai Pokémon? Hai Pokémon sopra il livello del capolista di prima? Perché è probabile, conoscendo questo gioco qua, potrebbe avere i Pokémon di un livello molto più alto rispetto al capolista di prima. Tra l'altro, hai Pokémon tipo ghiaccio? Mi sa che... No, hai Gardevoir. Per fortuna, perché sennò il nostro Flapple era completamente distrutto qua. Cioè, 45. Ok, ha senso. Torna giusto stavolta. Ok, dai. Pokémon a 45 dovremmo riuscire a gestire come cosa. E questo enorme spazio di neve in cui passiamo noi? Cos'è sta storia? Devo combattere anche te per caso? Devo combattere anche te per caso, ok? Anche lui fatto. Quelli sono di Mr. Mime? Quelli sono di Mr. Mime? Ah, non vedevo l'ora di vedere un nuovo Mr. Mime versione Galar. Con una cravatta e con... Mancano i capelli e ha... basettoni. Sì, senza alcun dubbio era proprio il Pokémon che volevo vedere in forma Galar. Comunque sono davvero troppo Pokémon di prima generazione in forma Galar. Ok, sconfitto anche lui. Sapete cosa mi è venuto in mente che si può fare in questo momento? Potremmo utilizzare in realtà le caramelle esperienza, che danno semplicemente esperienze Pokémon, sono come le caramelle rare, ma danno direttamente esperienza. Una caramella esperienza L. Quanti punti dà Sirfetch'd? Già ne una. Quanta esperienza gli dà? 10.000? Vabbè, dai. Così riusciamo un pochino più a portarlo a livello degli altri. Dai, così la situazione è un pochino più bilanciata. Sono almeno al 40 e posso iniziare a combattere qualche nemico in modo da allenarli direttamente e poter utilizzarli durante i combattimenti. Quindi, combattiamo anche lui. Quanta gente c'è da combattere qua giro? Lui l'abbiamo sconfitto. Ora ci bisogna passare a lui. Bene, anche lui fatto. Quel Mr. Mime non lo so. So che ho catturato ogni singolo Pokémon finora, ma... fortemente non ho voglia di catturare quel Mr. Mime. Proprio non... Prima o poi di sicuro andrò a catturare, ma più posso rinviarla come cosa, più sono contento, perché sono davvero brutti quei Mr. Mime. Mio Dio, già Mr. Mime non è il miglior Pokémon esteticamente di base, ma in quel modo lì... non mi piace nulla. Pipi su, sì, pipi su, è quello che ottengo sempre quando incontro Sonia. Oddio, oddio! Ah, cavolo. Qua c'è un passaggio. Qua c'è un passaggio. Attenzione, attenzione. Ah, mi ha preso qualcosa, infatti. Per caso c'è qualche Pokémon nuovo? Ci sono gli Snom. Guarda che belli gli Snom. Guarda che Pokémon bellissimo è Snom. È un peccato che la sua evoluzione non sia incredibile. È un Pokémon. Ci sta, va bene. Però Snom è davvero a questo punto uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto, perché mi piace troppo. Dico erba. Grazie, potrebbe tornare utile, ma non abbiamo nessun Pokémon che possa utilizzarla al momento attuale. Quindi evitiamo questi Mime Junior e andiamo a combattere pure te. E lì c'è un altro. Beh, c'è un po' di gente da combattere adesso, eh. Lui fatto. Ora tocca a te. Signore con i baffi e il cappello. Va bene. Ci siete anche voi due. Qualcun altro là più in alto? Non vedo nessun altro. Forse loro sono gli ultimi due. Dai, anche loro sconfitti. Dove stiamo finendo con tutta questa neve qua? Oh, siamo arrivati. Ah, ma siamo arrivati. Perfetto. Se questa qua era la via vittoria di questo gioco qua, senza alcun dubbio, è la via vittoria più corta di tutte quelle finora. Senza alcun dubbio. Però è bello sto posto qua. Spero che sia una grande città. Con forse anche due negozi vestiti. Potremmo finalmente di nuovo cambiare qualcos'altro? Non ne ho idea. Piacerebbe anche fosse una città in cui tu puoi controllare la telecamera? È possibile? È possibile? Sembra palese quali zone in cui possiamo andare a camminare e quali invece non possiamo andare a camminare. C'è un negozio vestiti! Ottimo, c'è un negozio vestiti! Benissimo, sono contento. Sarà bloccato. E questa qua è lo stadio di questa zona qua. Quel Mr. Mime là in fondo è bruttissimo. Guarda, è Golwick, la città in cui diventerò una leggenda, perché ovviamente diventerò il nuovo campione. Bene, non voglio perdere tempo. E mi affronto subito allo stadio di Golwick. Vieni anche tu, Gary, ok? Ti aspetto lì. Sì, aspettami lì. Aspetterai davvero, davvero tanto, non ti preoccupare. Avrai un bel po' da aspettare. E siamo quindi a Golwick, metropoli sviluppatasi a partire da un progetto ideato e realizzato dal presidente Rose. Ok, perché qua ci sono tutte queste statue qua relative a Corviknight e Rookie D e Corvisquare. Ora, vediamo un pochino Golwick, che c'è un sacco di schermi pubblicitari qua a giro. Con Grookey. Quanto bello Grookey paragonato all'evoluzione. Con Scorbunny, con degli Wooloo, con pure il ristorante, quello lì che sembra essere famosissimo a questo punto qua, il ristorante della città, quella tutta innevata. E
che vestiti mi vendete? Vendete vestiti che costano un casino per caso? Non vendete neanche magliette. Giacca della... Basta giacche della tuta! Basta! Poi sono delle giacche da biker. Tavoli della tuta di nuovo. Basta! Tavoli di pelle. Ma che cos'è sta roba? Ma cos'è sta roba? Vestito con fiocco, quello di inizio gioco! Ma perché non c'è mai nulla di nuovo? Come mai? Ma cosa sono ste scarpe? Ma cos'è? Lo zaino sportivo, di nuovo! Mi terrò lo zaino della mamma da inizio alla fine gioco, quindi. Perché è l'unico bello. Occhiali sportivi. Ma quante volte ho visto questi oggetti qua a giro? È incredibile. Vabbè, non compriamo niente qua. È probabilmente il negozio più brutto finora. In altri giochi ho sempre apprezzato un sacco i vestiti e le scelte che hanno fatto. Qua non c'è nessun vestito che mi piaccia. È tristissima come cosa. Se andiamo di qua... Cambia inquadratura. Sarebbe carino tipo controllare la telecamera in una città del genere. Perché potresti farlo a questo punto. Però non mi sembra il caso. Fango pece. Non è per nulla un brutto oggetto. Potremmo darla a Toxtricity. Perché no? Di qua si va verso lo stadio. C'è un altro centro Pokémon. Potremmo controllare anche quel centro Pokémon lì per vedere se ci vendono qualche oggetto speciale di differente. Ma non saprei. Posso pure andare in questa direzione qua? Cosa c'è? Cosa c'è in questa direzione? Guarda quanto è grande questa città. Ho un sacco di cose da fare qua. Questa qua mi sembra più una città grande e importante. Anche le città grandi e importanti in questa regione qua non erano mai molto particolari e interessanti. Senza alcun dubbio Luminopoli di XY è ancora la città più grande di tutta la serie di Pokémon. Anche di molto anche. Questo qua quindi è semplicemente un giardino. Qua ci sono un bel po' di case in cui possiamo entrare. E qua siamo di nuovo alla piazza centrale, va bene. Se invece di girare a destra, stavolta andiamo dritti in questa direzione qua. Andiamo verso quell'edificio lì. Che cos'è questo edificio qua? Dietro cui c'è pure il London Eye. Cos'è questa città qua? Cos'è questo posto? È un albergo? È un posto di lotte? Che posto è? Oh, salve! Guarda quanto è decorata come zona. Se non esiste l'evoluzione finale di Onedge, forma Galar, sono mostruosamente... insoddisfatto. Benvenuto allo Yondlands Rose. Il nostro hotel a 5 stelle è rinominato in tutto il mondo e apprezzato da moltissimi clienti. Quindi è un hotel. Saranno semplicemente personaggi con cui parlare oppure è importante. Non posso utilizzare neanche gli ascensori. È solo questo l'hotel? Non posso fare davvero nient'altro? Ok. L'hotel più grande del gioco, non posso neanche accedere al primo piano. Che peccato incredibile. Vediamo un po'. Qua a destra che c'è? C'è una Pokéball. Intanto possiamo raccogliere. C'è un ascensore? C'è un ascensore? Dove vuoi andare? Stadio di Galwick. Ah, questa è la monorotaia. Stadio della monorotaia. Ci porti qua dentro, che è la stazione della monorotaia, giusto? Perché se vado fuori in questa direzione qua, nonostante non sia mai entrato, dovremmo di nuovo uscire alla piazza principale, giusto? Yes, piazza principale. Va bene. Ok, controllo un attimo qua a giro se c'è qualcosa di interessante. E adesso si vede. Ah, con questo oggetto qua posso far evolvere Milsei in un altro tipo di Milsei. Quindi in base all'oggetto che tiene cambia il colore. Capito sta cosa. Va bene. Armi degli oggetti per trasformare Rotom. Va bene. Ci sta. Contiene una lista degli apparecchi che piacciono a Rotom. A posto. Se vado in questa direzione mi interrompono oppure posso semplicemente controllare il posto? Posso semplicemente controllare il posto? Voi vendete qualcosa di particolare per caso? Prodotti ufficiali in vendita. Abbiamo anche la card della Lega Pokémon. No, non vedete niente? Nulla di interessante? Però deve essere qualcosa, non danno niente. Là c'è il Team Yell che tifa per Mary, ovviamente, mi sembra giusta come cosa. Ed è basta così. Quindi in questa città qua non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro, va bene. È una città molto grande, ma come al solito non c'è molto da fare in questa città purtroppo. Va bene, ma penso che per oggi posso bastare. Abbiamo raggiunto praticamente la Lega Pokémon. Abbiamo fatto l'ottava palestra. Non è successo ancora niente a livello di storia. Boh, non lo so. Forse è una situazione tipo bianco e nero dopo... Dove veniamo interrotti alla Lega e succede qualcosa dopo. E ribattiamo la Lega in un altro momento. Non ho idea. Ma penso che per il momento possa bastare. Spero che vi abbia apprezzato. Spero di rivedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Non so ancora neanche il nome del leggendario.